Allora, la lettera ai Filippesi, come sempre, apre autore principale Paolo, però fra i mittenti figura anche Timoteo. I destinatari sono i cristiani della comunità, insieme alle guide e ai collaboratori che stanno nella chiesa di Filippi. La situazione d'origine è la prigionia di Paolo, essenzialmente, diventa quello lo spunto, però in questa prigionia c'è un pretesto che dà origine proprio alla lettera. Se la prigionia è il contesto più ampio in cui viene a collocarsi la lettera, il pretesto vero e proprio è l'aiuto anche economico dato dai filippesi a Paolo, un aiuto che è stato, dopo leggeremo, inviato dai filippesi a Paolo. Il luogo da cui è stata scritta è Efeso. Anche se tradizionalmente, forse lo troverete ancora in molti manuali, i padri della Chiesa ritenevano che molte delle lettere fossero state scritte a Roma, anche per i Galati avevamo visto la stessa cosa. In realtà, poi studiando bene le cose, per molte di queste lettere, comprese i Filippesi, si intuisce che non è stata scritta a Roma. Quindi, se prima si pensava che queste lettere fossero state scritte da Roma attorno al 60, in realtà oggi la datazione viene anticipata di circa 5 anni, per cui la datazione è del 55 circa, e il luogo di redazione non Roma ma Efeso, anche se non viene detto esplicitamente nella lettera. Questa supposizione viene fatta incrociando diversi elementi cronologici che vengono trovati negli atti e nelle altre lettere, e addirittura viene identificata la stagione, che è la primavera dell'anno 55. Ci sono degli oppositori, come abbiamo visto per altre lettere, cioè oppositori alla missione di Paolo, che vengono in qualche modo citati all'interno della lettera. E vengono citati con una terminologia non proprio simpatica. Paolo li chiama cani, al capitolo 3, versetto 2, Filippesi 3, 2. Guardatevi da quei cani, quei falsi missionari, quelli che vogliono imporre la circoncisione. Il problema è sempre quello. È interconfessionale. Ascoltiamo anche la CEI. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Ecco, questa non è quella della CEI, questa, perché è una Come no? traduzione pessima. Quella Cioè, veramente così traduce? circoncidere quella vecchia. È inammissibile I veri la circoncisi traduzione siamo noi. del genere. Però questa Sì. è la. Allora, guardatevi dai cani, è talmente generica, no? Che sembra che uno sia attento ai bulldog francesi e ai bassotti, non so, no? Questo è uno di quei casi in cui, interpretando, è ovvio che viene fatta una traduzione migliore, no? Guardatevi da quei cani. È ovvio che si riferisce, e la mutilazione è una traduzione che non dà senso. È ovvio che la mutilazione lì è la circoncisione, non c'erano altri tipi. Guardate, si dice, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Però, cioè, vi rendete conto, no, dell'assurdità di una traduzione del genere? Però questo passo non lo leggeremo mai della messa la domenica, perché ovviamente penso si ascoltassero, no? Guardatevi da quei cani, da quelli che si fanno mutilare, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, un po'
Comunque a noi interessava capire che Paolo anche qui ha degli oppositori, che sono sempre questi contromissionari che arrivano da Gerusalemme e che predicano cose diverse rispetto a quelle di Paolo. E ancora il versetto 18 del capitolo 3, sempre, altre parole non proprio simpatiche. Nella mia traduzione, è vero, non pochi si comportano come nemici della croce di Cristo, ve l'ho già detto più volte, ve lo ripeto tra le lacrime, per questa gente il ventre è il loro Dio, ma stanno camminando verso la rovina. Ascoltiamo la traduzione CEI. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Vabbè, bene o male, però cioè, è molto più simile questa che non quella del versetto 2 dello stesso capitolo. Vedete, a volte anche traduzioni ufficiali fatte da fior fiore di biblisti lasciano un po' a desiderare. I temi della lettera ai Filippesi, soprattutto, è la partecipazione all'evento escatologico della proclamazione del Vangelo. Nella lettera ai Filippesi c'è anche un famoso inno, che poi vedremo un po' più nel dettaglio. Una struttura di massima, la struttura è molto semplice anche perché la lettera è piuttosto breve e semplice, appena 8 pagine nel testo greco, in Estelaland, sono circa 1624 parole in greco. E la struttura è quella standard, c'è un inizio dove c'è il prescritto e un proemio di ringraziamento, ormai se avete familiarizzato, no? La struttura di queste lettere, bene o male, è sempre la medesima. Poi c'è il corpo che va dal versetto 12 del capitolo 1 fino al 20 del capitolo 4, dove si parla di proclamazione del Vangelo. Paolo fa un riferimento autobiografico al proprio arresto, viene esplicitato il tema degli oppositori alla sua missione e poi inizia una serie di un ringraziamento generico. E la conclusione porta a un ringraziamento finale, gli ultimi 3 versetti del capitolo 4. Dal punto di vista della critica testuale, che cosa è la critica testuale? In quanti manoscritti antichi viene riportato il testo? Il testo è quasi per intero riportato da uno dei papiri, addirittura neanche dei codici manoscritti, quindi siamo proprio a testi antichissimi. Il papiro è il Celsterberti, che riporta quasi per intero tutta quanta la lettera ai Filippesi. La particolarità di Filippesi è che, a differenza di altre lettere che abbiamo considerato fino a questo momento, non è una lettera. Sembra quasi che faccia a cazzotti il termine, però di tipo letterario, cioè non è un'epistola dal punto di vista letterario elaborata dal punto di vista retorico come abbiamo visto in altri documenti, ma è un frammento, potremmo dire, di un intensissimo scambio che intuiamo esistesse fra Paolo e la comunità di Filippi. Quindi è come se intuiamo che ci fosse uno scambio continuo di lettere, di comunicazioni fra la comunità di Filippi e Paolo, e questo è come se fosse un frammento, un superstite che si è salvato da questo intenso processo di comunicazioni. E lo intuiamo perché fornisce anche tante informazioni personali che nelle altre lettere invece sono sempre piuttosto centellinate, no? Giusto dei frammenti, dei riferimenti molto vaghi qua e là, e le informazioni riguardano l'arresto di Paolo, addirittura si chiede, no, lo stato di salute di Epafrodito, un amico di Paolo, no? C'era una lettera ufficiale, no, che era pensata per essere letta nelle altre comunità, uno non va a chiedere, no, come sta Tizio, saluta Micaio,
invece è molto quotidiana nel linguaggio. E poi sono altri riferimenti personali come i piani di viaggio di Timoteo, che abbiamo detto è il committente insieme a Paolo di questa lettera, e altri riferimenti proprio biografici. Il tema centrale è quello escatologico, e cioè l'idea del Signore che è vicino. E questo tema viene declinato con questa particolarità, cioè la Chiesa di Filippi, ma in particolare la Chiesa nel suo intero, viene a partecipare a questa manifestazione scatologica di Cristo, che diventa realtà già nel presente. Cioè l'escatologia, cioè la rivelazione finale di Cristo, il suo ritorno, la parusia, non è semplicemente qualcosa a venire. Qui viene presentato uno dei temi molto forti della teologia cristiana e paulina, che è quello del già e non ancora, è già presente, già realizzato qui, e si completerà in un secondo momento, nella fase finale. E la Chiesa, la comunità di Filippi, ma la Chiesa nel suo intero, è già partecipe di questa manifestazione che inizia. Il passo più famoso e più importante lo troviamo al capitolo 2, sono 5 versetti appena, dal 6 all'11, dove viene formulata questa idea del Cristo evento, avvenimento, evento del Cristo sotto forma di inno. Dopo lo rivedremo per intero. Quindi il tema principale è questa situazione, condizione della Chiesa che partecipa alla proclamazione del Vangelo e con questo atto realizza o inizia quel processo che porta alla manifestazione finale e totale di Cristo, che è un avvenimento, un evento non che avverrà dopo, ma che è già presente, già qui e già ora. E Paolo riflette nella lettera anche sulla morte individuale, forse pensando alla propria morte, in particolare nel primo capitolo che prendiamo, è nei versetti dall'1 al 26, vale la pena leggerli. Quindi prima avevamo fatto un accenno al capitolo 3, andiamo al capitolo 1. Allora, tolti, vabbè, leggiamo anche i saluti, sono solo tre versetti. Vabbè. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Ecco, qui bisogna che già mi fermo. Allora, che intende Paolo quando parla di vescovi e diaconi? Questa è una grossa questione dal punto di vista lessicale. L'avete già affrontata altrove? Allora, la terminologia che Paolo usa, noi dobbiamo prenderla un po' con le pinzette e dobbiamo fare, o meglio, evitare la tentazione di interpretare queste parole, vescovi, in parte anche diaconi, ma soprattutto il termine vescovi, come lo interpreteremmo oggi. Quindi non dobbiamo, cioè leggiamo vescovo, ma dovremmo intenderlo come sovrintendente, con un ruolo molto meno definito rispetto a quello che conosciamo oggi, e forse neppure attinente a un sacramento che è quello dell'ordine, cioè semplicemente delle persone che avevano degli incarichi di responsabilità, di sorveglianza sulla comunità, perché l'episcopato comincia a delinearsi soltanto nella tarda età apostolica, cioè quando si avvicina la morte degli apostoli, quindi con la necessità di affidare le comunità dei successori.
questa dal punto di vista esegetico, ecco, è un'attenzione da avere molto ben presente. Mentre la figura del diacono già era un po' più strutturata, però secondo molti anche il termine diacono, non è detto che quando Paolo usa quel termine si riferisca a un diacono consacrato con un sacramento che è quello dell'ordine, ma semplicemente anche un catechista da Paolo avrebbe potuto facilmente essere chiamato diacono, no? Dopo magari ci ritorniamo sul tema, perché lo vedremo anche in altre lettere. C'erano comunque l'imposizione delle mani, non è dall'inizio. Sì, però Paolo qui non ne parla, e l'imposizione delle mani era un gesto molto generico che veniva fatto su tutti, a più raggio, e non aveva ancora una valenza prettamente sacramentale. La consapevolezza. Quindi il ruolo di guida della comunità era più una questione di incarico che di coordinazione. Esatto. Forse ecco, arrivare a spingersi a tanto è già pure è già pure troppo. Semplicemente atteniamoci a dire che quando Paolo usa il termine vescovo o diacono, non si riferisce al vescovo o diacono come noi lo conosciamo oggi, tant'è che tant'è che forse potrebbe anche essere tradotto sovrintendente, che era il significato originario della parola vescovo, esatto, letterale. Episcopeo significa guardare dall'alto, quindi in italiano potremmo dirlo sovrintendente o sorvegliante, qualcosa del genere. Ecco. Andiamo al versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Allora, il versetto 6 è molto importante perché introduce quello che sarà il tema guida della lettera, non semplicemente del capitolo, no? Sono sicuro, io leggo l'altra traduzione ma va bene lo stesso, sono sicuro che Dio, il quale ha iniziato in voi un buon lavoro, e si riferisce all'evangelizzazione ovviamente, lo condurrà a termine per il ritorno di Cristo. E qui vengono enunciati e nucleati i termini del discorso che Paolo sarà. Qual è il rapporto fra evangelizzazione e ritorno di Cristo, parusia? Non parlo strano, ormai parusia, sapete, no? Che cos'è. E nell'idea di Paolo è che c'è un processo di continuità, cioè la parusia è un processo, un accadimento già iniziato nel momento in cui uno accoglie la buona notizia del Vangelo, non è semplicemente la manifestazione finale. Per cui in termini teologici parliamo di un già e non ancora. Il ritorno di Cristo non è semplicemente un avvenimento futuro del quale siamo in attesa, ma una realtà presente che inizia a disvelarsi molto lentamente e a manifestarsi. Un po' come avviene, no? Un'analogia che potremmo fare, che poi hanno utilizzato i padri della Chiesa, come avviene quando sorge il sole, no? Non è che c'è la notte e poi improvvisamente il giorno. In realtà, se uno andasse all'equatore, avviene un po' molto più rapidamente questo processo. Però nell'esperienza che tutti noi facciamo nelle zone subtropicali, diciamo, come la nostra, l'alba, il sorgere del sole viene in qualche modo preannunciato da una luminosità che si irradia in maniera molto lenta finché il sole vero e proprio sorge. Quindi l'analogia che hanno portato i padri della Chiesa a convento anche di questa idea teologica di Paolo è un po' questa, no? Ovvero l'accoglimento del Vangelo rende già presente l'accadimento della manifestazione di Cristo che sarà totale soltanto alla fine, come
primo irradiarsi di luce rende già comprensibile che accadrà l'alba vera e propria, il sorgere del sole. È giusto del resto che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Gesù Cristo. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreversibili per il giorno di Cristo. Ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo, in tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola. Ovviamente le catene è un riferimento alla prigionia, no? Alcuni è vero predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere ad onore le mie catene. Ma questo che importa? Perché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato. Io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso, anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. E qui entriamo nella riflessione sulla morte che fa Paolo, già viene introdotto dal versetto 20. Ho piena fiducia che ora come sempre Cristo agirà con potenza servendosi di me, sia che io continui a vivere, sia che io debba morire. E poi c'è quella frase molto famosa, il versetto 21, per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ci introduce proprio alla meditazione che Paolo fa sulla propria fine. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Allora, anche qui c'è un collegamento con il tema escatologico della parusia, no? Cioè Paolo comprende anche qui, forse con un'iperbole dal punto di vista retorico, spontanea, forse non troppo meditata, no? E cioè l'idea che talmente credo in quello che io ho predicato a voi che oggettivamente per me sarebbe un vantaggio morire subito, essere giustiziato subito magari, perché così finalmente incontrerei il Signore o entrerei nella vita vera, che è quella della risurrezione, quella dell'eternità. Ma allo stesso tempo io comprendo anche che per voi è più utile che mi sono più utile io da vivo che non da morto, perché l'evangelizzazione sia portata a termine. Qui vengono ad inanellarsi tutti e tre i temi, no? Riflessione personale sulla morte, evangelizzazione e parusia. Quindi questi versetti qui, poi il 26 che fa un po' da corollario, sono di particolare importanza perché
mettono insieme i tre elementi tematici principali della lettera, che poi sono quelli che dobbiamo ricordare, no? La riflessione esistenziale personale di Paolo, vita, morte, l'evangelizzazione e la manifestazione di Cristo. Come si legano? Lui fa tutto un ragionamento partendo dalla propria esperienza. Affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Allora, un'altra attenzione. Ormai avete un po' familiarità, no? Con le lettere di Paolo. E notate, o non vi sembra allo stesso tempo strano e familiare, che gli avversari con cui Paolo se la prende di più non sono esterni alla Chiesa. Avete notato? Ma interni. Gli oppositori di Paolo, uno potrebbe dire, no, Paolo ce l'avrà con i Romani, ce l'avrà con i Greci che non accolgono il Vangelo. No, la vera opposizione al Vangelo nella visione di Paolo, ma tristemente di strabiliante attualità, non viene da fuori della Chiesa, ma viene dall'interno, dalle divisioni, o da chi predica un contro Vangelo o una contro evangelizzazione. Ed è curioso, no? Come Paolo parla di avversari, stranamente riferendosi a persone che appartenevano alla stessa Chiesa. E questo noi spesso lo vediamo dentro le parrocchie, dentro le diocesi, dentro la Curia Romana, nel Collegio dei Cardinali, no? Parafrasando le notizie d'attualità. Ecco perché è importante leggere Paolo, perché verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole. È già successo e forse sempre succederà. Senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Allora, pure qui spiega, anche se non in termini teologici ma esistenziali, qual è questo legame fra l'evangelizzazione, il momento presente e la parousia. Allora, Paolo lotta nella propria vita, anzi potremmo dire anche dilaniato psicologicamente da un dissidio interiore, no? È meglio morire e incontrare Cristo o vivere contro la mia volontà, però facilitare l'evangelizzazione? E qui questa lotta interiore viene traslata, la Chiesa è lacerata da lotte, ci sono oppositori, ma questa opposizione fa sì che, come Paolo resiste all'opposizione dei Romani e dei suoi oppositori, così anche la comunità di Filippi, con la sua resistenza nella lotta, in qualche modo si rende partecipe di un disegno universale che permette proprio in questa lotta di realizzare o accogliere quella che è la manifestazione finale del Cristo. Ecco perché anche voi sostenete questo stesso combattimento in cui mi avete visto impegnato e che, come sapete, sostengo tuttora. Allora, il combattimento di Paolo, potremmo definirlo, era triplice, no? Uno psicologico interiore, uno interno alla Chiesa e uno fuori della Chiesa, perché era imprigionato ma dal potere politico dell'epoca. La comunità di Filippi partecipa al combattimento al pari di Paolo, ma quel combattimento ha un senso,
il senso è quello di in qualche modo assimilarla alla sofferenza di Cristo, ai patimenti di Cristo, ma con questo anche di rendere la comunità partecipe della manifestazione finale di Cristo. Allora sì, perché poi il versetto 2 avremmo da partire, però leggiamo anche i versetti prima, poi dal 6 un testo particolarmente importante. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Allora, qui c'è, vabbè, carità, per, cioè agape per scelta, la traduzione c'è, la traduce sempre carità, traduzione che per il lettore italiano medio è fuorviante, perché uno quando sente carità pensa alla carità. Traduzione interconfessionale, a parer mio, molto più giustamente traduce amore. È vero che è un amore un po' meno della gamba, però è molto più della carità per come la intende il lettore medio. E perché ho fatto questa sottolineatura? Perché questo tema dell'agape, dell'amore, viene a legare che cosa? Cristo, Paolo e la comunità di Filippi. Vi leggo l'altra traduzione com'è. Se è vero che Cristo vi chiama ad agire, cioè quello che vi sta succedendo non è puro frutto del caso, ma una vocazione, una chiamata, se l'amore vi dà qualche conforto, se la carità vi dà qualche conforto, uno lo interpreta in maniera totalmente diversa, se lo Spirito Santo vi unisce, se è vero che tra voi c'è affetto e comprensione, rendete completa la mia gioia. E qui parla appunto della coesione di intenti e di vissuto come causa di gioia di Paolo. Abbiate gli stessi sentimenti e un medesimo amore. Siate concordi e umani e unanimi. Rileggiamo un po' quella della CEI, vedete quanto è diversa. Il versetto? Dell'1-2. Ah. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Versetto 3. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. E poi dal versetto 6 specifica con un inno quali sono questi sentimenti. E qui questi 5 versetti successivi adesso. Questi versetti sembrano un po' un riassunto della Divina la carità, un colizzi. Perché è un tema molto ricorrente, e notate, usa sempre lo strumento poetico, tornando a Roman Jakobson, no? Qui il livello di comunicazione passa dalla semplice comunicazione, no? A un testo particolarmente elaborato, anche dal punto di vista stilistico, in cui l'attenzione quasi è più sulla forma. Adesso è vero che noi lo leggiamo nella traduzione, la forma viene un po' a perdersi, che non nel contenuto, ma la scelta delle parole, del suono delle parole addirittura, arriva ad avere una peculiarità fondamentale. Questo nelle tradizioni religiose è di particolare importanza. Noi a volte rischiamo di perdere questo aspetto. Per esempio, nelle tradizioni che fanno riferimento a testi sacri, la prima delle quali è quella dell'induismo e del buddismo, nella nostra tradizione semitica viene dopo, prima ancora del significato delle parole,
mi riferisco all'esperienza del testo sacro nelle culture orientali dell'India religiose, prima ancora del significato che hanno le parole, è il suono delle parole che è di particolare importanza. Per cui nei testi sacri dei Veda ed anche nel buddismo spesso il suono che le parole hanno, tant'è che vengono ripetute con i mantra, la cantilazione è una cantilazione particolare, ha un'importanza superiore al significato stesso che la frase può esprimere, e quello che esprime la musicalità della parola è superiore a quello che esprime il senso della parola. Noi invece, nella nostra illusione illuminista, ci accostiamo al testo sacro andando a scavare molto spesso, anche troppo, sul significato, dimenticando quella che invece è la suggestione che viene creata dal suono delle parole. Ed anzi, nelle tradizioni orientali c'è l'idea, che però è presente per esempio anche nell'Islam e un po' anche nell'ebraismo, pensate a tutta la Kabbalah, no? Come via di interpretazione delle scritture, per cui la suggestione data dal suono che la parola esprime è talmente potente che è quella capace di trasformarti e cambiarti a forza di ripeterla ed ascoltarla, molto più che la meditazione sul senso. Noi nella cultura, in particolare cattolica, questo l'abbiamo completamente perso. Se c'è un po' nelle tradizioni monastiche in cui il suono delle parole ancora c'ha una sua importanza, no? E per questo è il motivo per cui in alcuni casi particolari quello che è inesprimibile al senso Paolo lo affida al suono delle parole. Questa sarebbe una riflessione molto, molto lunga. Adesso non vi ricordo il nome della teologa, c'è una teologa inglese che è anche anziana, c'è 75 anni, è un'ex suora cattolica che per una fase della sua vita poi è diventata atea, adesso è particolare, dopo cerco il nome magari un attimo su Google, che ha scritto molti saggi su questo tema, facendo degli studi comparati sull'interpretazione delle scritture nelle tradizioni orientali del buddismo e dell'induismo, compreso poi anche l'Islam, la tradizione ebraica e cristiana. In Italia non è neanche tradotta, però è famosissima, fa conferenze in tutto il mondo. Adesso vi cerco come si chiama, tante volte in quello esiste. Non è detto che lo trovo, eh? Dopo ve lo dico, o la prossima volta. Allora, però questo, ricordiamo bene che quando Paolo usa gli inni, siamo a un livello di testo che è poetico, noi li ascoltiamo in traduzione, ovviamente molto viene a perdersi, però già dalla disposizione del testo sulla pagina molto semplicemente ci accorgiamo che lì c'è una cura particolare. Cura particolare significa importanza particolare, quantomeno. Allora, ascoltiamo, poi lo ascolteremo anche in più traduzioni, così. E quindi dal 6 all'11. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Allora, riflettiamoci. Come sacrilegio? Questo è da cantare. Infatti, perché
il senso, se voi partecipate alla liturgia delle ore cantata, il senso di queste parole entra molto meglio quando vengono cantate che non lette così. Allora, lui dice il fondamento di questa novità di rapporti, che poi è la stessa che viene cantata o decantata anche in Prima Corinzi 13, il fondamento è Cristo, da cui dobbiamo prendere l'esempio. E in che consiste questa esemplarità di Cristo? Il termine greco è, che poi è il termine chiave di questo passo, è la kenosi. Mai sentito questo termine? Che significa abbassamento. Discesa, sì, è proprio un abbassamento volontario, perché la discesa può essere anche un procedimento fisico. In cristologia l'avete affrontato, quindi avrete anche letto approfonditamente questo testo. Anche nella lingua greca. Ah, perfetto. Stavo cercando adesso se c'era una versione in greco. Tutta la lettera filippese, però ve lo faccio ascoltare. Questo è il capitolo 1, se lo manda anche. È letto un po' dal greco. Allora, greco. Due. Come? Sì, sì, è un madrelingua, non è uno che ha studiato greco. Allora. Tutto gar, comincia così. Non è ancora qui, fatto sentire così perché quanto di più vicino c'era a quello che a Filippi è stato letto per la prima volta, no? Letto da un greco madrelingua. Questa è la lettura come viene fatta nelle chiese ortodosse, dove il Vangelo viene letto in greco antico, no? E il termine kenosi compare proprio al primo versetto.
versetto 6, andiamo indietro, sfrutto il testo che c'ho sulla schermata. Echenose, la parola echenosi, no? Si è abbassato. Allora, torniamo al testo. Ve lo leggo in traduzione in lingua corrente, dopo cominciamo a riflettere sul... Cioè, spoglio qua, sulla mia mente spoglio. Facciamo un passo. Prendiamo un vocabolario. Così facciamo insieme. La nota dice dal verbo greco che significa vuotare. È venuto il termine che uso. Però quando mette spogliò. Beh, vuotarsi, spogliarsi. Solo che lo spogliarsi è un atto esteriore, mentre il vuotarsi è molto più profondo, no? Allora era meglio che lo traducesse letteralmente, svuotò se stesso. Allora, ascoltiamo l'altra traduzione. I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Cristo Gesù. Egli era come Dio, ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio. Rinunziò a tutto. Rinunziò. Non è proprio felice. Non è. Diventò come un servo. Fu uomo tra gli uomini e fu considerato come uno di loro. Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome più grande, perché in onore di Gesù, in cielo e in terra e sottoterra, ognuno pieghi le ginocchia. E per la gloria di Dio Padre ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore. Allora, quando si traducono i testi poetici, qui la bravura del traduttore, perché non c'è cosa più difficile che tradurre testi come questi in cui le parole siamo consapevoli che sono state scelte nell'originale fra mille altre possibilità, no? Allora, ve ne trovo un'altra di traduzione, prima Filippesi 2, 6, 11, allora. Questa è la nuova Diodati. È la nuova traduzione. Diodati, sapete, è stato il primo traduttore della Bibbia in italiano nel 600 ed era una traduzione fatta per l'uso della comunità valdese. I valdesi, come è successo per altre comunità della Riforma, penso a quella anglicana, utilizzano traduzioni che sono molto vecchie per l'uso liturgico. Per esempio nel mondo inglese si usa la traduzione di King James, che però è l'inglese di Shakespeare quasi, per cui ancora oggi nel Padre Nostro anche i cattolici si riferiscono a Dio con dei pronomi che nel linguaggio comune non vengono utilizzati, sono completamente decaduti. E, però ecco, sono traduzioni molto letterarie a cui si è rimasti ancorati, e i valdesi soltanto in tempi recenti hanno fatto una nuova traduzione del Diodati, l'hanno rivista, e vi leggo qua questa qui: il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso. Qui però utilizzano il termine giusto, svuotò, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso,
divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E vi faccio vedere anche... Questa però sembra un assist per l'eresia. Sembro esternamente uomo e Dio lo ha sovranamente vestito, cioè... Però guarda, c'è questo tentativo, tenta di cogliere alcuni aspetti che nell'originale greco c'è. Sovraesaltato. Esatto, se l'avete già approfondita. Vi faccio leggere la... dunque. Leggiamole tutte le traduzioni italiane, sì. Non rideteci sopra, perché a volte troviamo delle stranezze a cui non siamo abituati. Questa è una traduzione che si chiama la traduzione della Bibbia della Gioia. Ah, ok. Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatto io? Adesso ve lo dico. No, no, è della Tao editrice. È una traduzione in linguaggio corrente che cerca l'equivalenza dinamica, non è, non so, stupidaggine, cioè dietro c'è un tentativo di traduttore, ed è stata, cioè, questo qui è l'idea appunto dell'equivalenza dinamica, cioè del tentare di rendere equivalente quello che è il significato originale. Anche la nuova biodatica abbiamo ascoltato già, cioè, come tentativo l'equivalenza dinamica, ma ascoltiamo. Mi lascia un po' perplesso, però, che benché fosse Dio, sempre riferito a Gesù, no? Non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza e la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo e diventando simile agli uomini, tanto da sembrare tale e quale a loro. Qui la poesia è della Puttana, no? Egli si abbassò talmente da obbedire fino al punto di morire sulla croce come un criminale. Per questo Dio lo ha innalzato fino al cielo e gli ha dato un nome che è al di sopra di tutti gli altri, perché nel nome di Gesù ognuno, sia in cielo sia sulla terra che sotto la terra, pieghi le ginocchia ed ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore per la gloria di Dio Padre. Non è che lasci trasparire tanto. Allora, è molto forte quel morì in croce come un criminale, però dietro c'è un'intuizione interessante, che come traduce c'è il 2008? Il versetto, facendosi obbediente fino alla morte, è una morte di croce senza aggiunte. Morte di croce, in che senso è dinamica? Riflettiamoci, non so perché hanno tradotto così. Magari a voi viene anche qualche altra intuizione. La morte di croce per un greco parlante nativo era immediatamente percepita come morte di criminale. Cosa che per noi morte di croce è quasi una morte nobile, no? Nella percezione che ne abbiamo noi dopo 2000 anni di cristianesimo, no? Non so quanti secoli di riflessione sulla passione, no? Però è venuto totalmente meno che la percezione immediata che l'associazione di idee potremmo dare, no? Croce uguale criminale. Quindi il dinamismo sta in questo, cioè nel tentativo di recuperare la percezione che originariamente aveva, sentire si è abbassato a tal punto da morire, e morire una morte di croce. Allora, io se ci sta, adesso noi oggi un po' lo facciamo, però vi inviterei, per chi sostiene l'esame, a fare un elaborato in cui mettete a confronto le diverse traduzioni e
tentate di riflettere sul perché è stata optata una certa scelta piuttosto che un'altra nelle diverse traduzioni. Ma ne abbiamo ancora altre, eh? Adesso io diamo giusto qualche spunto. Allora, traduzione nuova riveduta del 94. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Simile alla riveduta del Diodati. Adesso io volevo prendere. Non si riveduta, qual è l'altra? L'hai trovata tu? Cioè, nelle varie versioni sono andata a vedere quali. Sì. Guarda, c'è Gerusalemme, nuova Diodati, Bibbia della gioia, Luzzi riveduta, Diodati, e poi vabbè c'è il commentario. Allora, Luzzi è una traduzione privata, le leggiamo però. Aspetta, però che non vedo adesso niente. Più poetico. Sì, perché era un poeta Luzzi, quindi. Allora. Giovanni Luzzi. Un'altra parte. Però questa qui che hai detto per ultima con quella letterale è quasi perfettamente aderente, proprio dal greco letterale. Ascoltiamo anche la Luzzi. Se non lo sapete, avete mai sentito un pastore valdese morto dopo la seconda guerra mondiale, più o meno, quindi adesso la traduzione penso l'abbia fatta all'inizio del Novecento. Adesso c'è quella Diodati originale. Io ho letto tempo fa dei passi sulla passione di Luzzi, sono molto ben fatte. Ecco. Allora, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Allora, interessante qui. Annichilimento che c'ha dentro sé la radice latina della parola nihil, no? Del niente. Annullò se stesso, potrebbe essere un'altra, no? Annullarsi, annichilirsi è molto difficile da comprendere per il lettore medio, però annullarsi già. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Oh, più pacifico è il versetto 11, però il resto. Allora, la traduzione di Luzzi, adesso io ce l'ho sotto gli occhi, quella di Diodati del 600, probabilmente un po' debitrice, ovviamente come opera era abituata a quel tipo di lettura della traduzione di Diodati, è in italiano del 600, però lo ascoltiamo. Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Rapina. Perché viene ribaltato il senso del tesoro, diventa. Adesso ci ragioniamo insieme, tanto lo facciamo in forma laboratoriale. Eppure annichilò se stesso, presa forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente infino alla morte e alla morte della croce, per la qual cosa ancora il Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è sopra ogni nome,
a ciò che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti e terrestri e sotterranee, e che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Interessante che abbia inserito creature in quel cielo. Sì. Adesso in nessuno si specificava, si diceva in cielo, in terra, sotto terra, invece se le creature celesti. Sì, in ginocchio. Allora, adesso andiamo, Efesi 2. Allora, proviamo a ragionare insieme sull'originale. Il testo comincia in greco con un pronome, os, il quale. E morphē theou υπάρχων. Υπάρχων significa esistente. E morphē nella forma, no? Di Dio. Ugh arpagmon egesato to einai sotto isatheo. Ugh arpagmon non egesato, considerò arpagmon qualcosa da lì, ecco, la, ecco il perché rapina, qualcosa a cui stare aggrappati. Dentro però c'è anche l'idea della rapina. To einai, l'essere, isa zeo, uguale in somiglianza di Dio. Però il primo versetto non presenta difficoltà particolari, se non ecco con questo termine arpagmon, che è un verbo particolare, non considerò rapina. Allora la c'è come traduce? Lì, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Privilegio, però privilegio è un po' diverso dal senso originale, c'è proprio l'idea dello stare aggrappati, qualcosa a cui uno sta aggrappato alla poltrona, no? Lo diciamo per un termine simile, no? Chi non accetta la kenosi, che fa? Sta aggrappato alla propria poltrona, cioè il senso del verbo è quello. Rapina è un po'. Un tesoro geloso. Non considero un tesoro geloso. Forse è uno dei modi. Però rapina non è lo stesso senso. No, rapina è troppo forte rispetto all'originale, no? Perché lo stare aggrappati a qualcosa. Vi viene in mente qualche altro modo in cui potreste spiegarlo, dire voi? Cosa rapina piuttosto che. No, cioè quando uno sta aggrappato a qualcosa da cui non si vuole staccare, no? L'idea è quella. Non ha considerato qualcosa di imperdibile, imprescindibile, no? Irrinunciabile, l'essere uguale a Dio. Allora, cercare non cedibile. Allora, cercare i sinonimi o altri modi per esprimerlo è il miglior modo per arrivare alla comprensione del senso autentico, no? Adesso io non mi ricordo quel pedagogista che faceva fare gli esercizi 90 modi per dire la stessa cosa. Era ebreo? No. 90 modi. No, è una cosa. Non avete mai sentito? No, forse. Allora, era un esercizio di stile. Allora, comunque è un famoso pedagogista che come esercizio a lezione faceva fare questo, cioè dire la stessa cosa in 90 modi diversi.
La lingua te lo permette. C'è anche il gioco di tavola. Si chiama tabù, devi spiegare. Ah, sì. Però è il miglior modo per arrivare al senso vero e proprio delle parole, no? Se io gli chiedo, spiegami 90 modi diversi, non considerò un tesoro geloso la sua coscienza con Dio. Sulla nota quando mi mette, non considerò lo stato di uguaglianza, più precisamente l'essere ugualmente con Dio come una preda. Sì, perché l'essere come Dio più è il termine che utilizza l'aggettivo che viene utilizzato è isa, da cui deriva che sono isomorfo, no? In italiano le isoscele, triangolo con i lati uguali, no? Che vuol dire uguale, uguale a Dio, l'essere uguale a Dio, usa quell'aggettivo lì che qui noi abbiamo un po' di familiarità. Allora passiamo al versetto 7. Allah è auton e kenosen, ma Allah è auton se stesso e kenosen, svuotò, ormai l'abbiamo visto. Morfem dulon labon, scusate, morfè dulon labon. La bonna vuol dire prendendo la morfè, la forma, isomorfo significa con la stessa forma, no? Anche questi sono termini greci con cui però abbiamo un po' di familiarità, di dulon, che è servo. En omoios, en omoiomati anthropon genomenos, en, in significa omoiomati, somiglianza di uomo, anthropon genomenos, genomenos venendo fatto. Facendosi in forma di uomo. È ovvio che alcune traduzioni, avete notato, sottolineano forma esteriore, no? Che erano essenzialmente quelle del diodati. Viene fatto, sì, sì. Cioè, lì è un'azione passiva, qua è attiva. Sì. Meglio passivo, c'è l'idea del farsi. Ma questa nazione, cioè lui si è fatto obbediente, lì dice che viene fatto. Sbaglio? No. Se qua dice umiliò se stesso facendosi obbediente, cioè in azione diretta. E lui si fa obbediente. Ma lì come scrive? Meglio passivo, cioè lui che con un'azione intenzionale fa obbediente. Kai schemati eureteis os anthropos, e kai schemati in apparenza eureteis venne trovato, eureteis come uomo, letteralmente è così. Allora, come è stata vigilata in Cei? Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è di sopra di ogni nome. No, quello è dopo, all'inizio del versetto. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome. L'otto? L'otto è umiliò se stesso. Ah, è stata rigirata perché è la seconda parte. Assumendo la forma. Dall'aspetto riconosciuto come uomo. Ah, dall'aspetto riconosciuto, ma è così la CEI traduce? No, no, ah. La CEI dice umiliò se stesso. No, devi andare un po' prima, l'hanno messo insieme al 7.
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto. Ok, allora, da qui c'è una stranezza. Nell'originale greco, nell'aspetto simile agli uomini, è all'inizio del versetto 8. Beh, loro per praticità l'hanno messo, stranissima sta cosa. No, anche perché poi l'8 comincia dal secondo capoverso, cioè non... la maiuscola è molto strano, però in apparenza venendo trovato simile all'uomo, non al plurale gli uomini, ma al singolare. E qui il senso cambia un po', se tu dici simile agli uomini o simile ad un uomo. No, quindi dall'aspetto riconosciuto come uomo. Ah, come uomo. Come uomo. Avevo capito, simile agli uomini. Stesso. No, no. Ok, poi c'è et apeinosen, umiliò, e auton se stesso, genomenos, essendosi fatto, ypecos, obbediente, mecri thanatu, fino alla morte, thanatu de stauro, la morte persino di croce. Per esempio, sì, c'è una congiunzione, però quello lì è importante che venga mantenuto, una morte persino di croce, no? Una morte non è che ha assunto l'aspetto umano, ma l'ha assunto fino alla morte, è una morte persino di croce. Allora qui ci spieghiamo quella traduzione che lì ci ha fatto lì sorridere, la Bibbia della gioia, come un criminale, perché nel testo greco c'è quel persino. Uno potrebbe anche lasciarlo, allora strano che l'abbia tolto la persino, no? Perché comunque poeticamente quel persino suona male. Non c'è in tutte e due. Ma anche quelle di però il senso c'è, cioè c'è proprio la particella de, che vuol dire persino, thanatu de stauro. Forse avrebbe avuto la settimana. Oh, cioè, io sto seguendo la traduzione interlineare, ho quella in inglese sotto, ma perché è più precisa, che mette tutte le caratteristiche grammaticali di ogni singola particella, quindi ti dice il tempo, invece la versione italiana non ce l'ha questa funzione. Dio caio theos auton uper ipsosen. Allora, quindi anche Dio lo ha esaltato. Anche persino, lì com'è la traduzione? Per questo Dio lo esaltò e gli dò il nome. Anche per questo uno potrebbe anche tradurre, no? Dio Kai. Proprio per questo sarebbe. Sì. Cioè c'è una traduzione che dice proprio per questo? Forse era. Sì. Per questo, per questo. Però nell'originale c'è quel senso del è proprio per questo. Invece su quella interconfessione dice perciò. Che è già più vicino. Dio lo ha. Iddio, che è interessante, che non è un Dio qualsiasi, no? Ma è Iddio. Lo ha esaltato grandemente. Perché il verbo greco c'ha una caratteristica, c'è una preposizione nel verbo che è iper, ma già il verbo significa esaltare, sarebbe la iper esaltato. In italiano è... Qua dice, lo ha innalzato. Però innalzato è anche meno di iper esaltato. Come traduzione inaccettabile, la iper esaltato.
Qualcuno, vedete, traduce aggiungendo un avverbio, l'ha esaltato grandemente. C'era qualche traduzione, mi sbaglio? Sovranamente innalzato, ecco. Qua dice esaltato, scrive sotto la nota, alla lettera sopra esaltato. Ecco. Però sopra esaltato pare uno che è schizzato, che anche se c'è l'idea che è Dio che lo sopra esalta. Che poi dice con la risurrezione e l'ascensione. Quindi l'ha sovraesaltato, l'ha esaltato grandemente, sommamente. Kai e carisa to auto, to onoma, to iperpan onoma. E gli ha garantito, gli ha affidato a lui il nome, to onoma, il quale è iper sopra pan ogni onoma, nome. Dentro il termine gli ha dato il nome? Per questo Dio lo esaltò, gli donò il nome. Ecco, donò è molto bella come traduzione, perché nel verbo greco che viene utilizzato, ekarisato, c'è l'idea della charis, che è quello del saluto a Maria, cioè c'è l'idea del saluto come dono, no? E gli ha donato, gli è andato incontro con un appellativo, un nome che è al di sopra di ogni altro nome. 10. Comunque anche guardando, pure se uno non conosce bene, non posso affermare che conosce bene il greco, detto, non è una conoscenza scolastica del greco, poi non è neanche troppo bravo in greco, però ecco, se uno si sofferma anche nelle traduzioni interlineari, dove viene tradotto parola per parola, offre una riflessione molto più approfondita, no? Ina ento onomati Gesù pan gonu kamse, allora, che nel nome di Gesù ogni pan ginocchio debba piegarsi. Epuranion nei cieli, no? Urano, kai epigeion, e sulla terra, geia. Kai katachthonion, e sottoterra. E qui ci siamo. L'ultima frase era la 11, la più semplice da tradurre. Kai pasa glossa, kai e pasa ogni glossa, lingua, ex homologesetai debba confessare o proclamare oti che Christos Jesus, scusate, Kyrios Jesus Christos, Gesù Cristo è Signore, eis doxan a gloria Theou Patros, di Dio Padre. Nel testo greco, non so se è una scelta tipografica, però è una cosa molto importante, Gesù Cristo è Signore, Kyrios Jesus Christos, viene messo in maiuscoletto, perché era la professione di fede della Chiesa antica. Cioè uno diventava cristiano poi ricevendo il battesimo, prima facendo la professione di fede. La professione di fede non era credo in un solo Dio, ma era semplicemente questa frase qui, Kyrios Jesus Christos, il Signore è Gesù Cristo, Gesù Cristo è Signore. Cioè, riconoscere, no, l'identificazione del Messia o del termine che veniva utilizzato per Dio, addirittura, no, Signore, affibbiandola a Gesù. Però suona, non conoscendo il periodo storico, le eresie, tutti, no, i problemi che ci sono stati poi, no, fino ai concili, sì, no? Dire che
Gesù è Signore. Signore è Gesù Cristo. Sì, sì. Già, cioè, c'è tutto. È ancora più pregnante. L'argomento cristologico. Perché il termine Signore è l'equivalente alla traduzione del termine ebraico Adonai, che veniva letto in sostituzione del nome impronunciabile di Dio. Noi oggi con molta leggerezza leggiamo Yahweh, cosa che non va fatta, asteniamoci possibilmente dal pronunciare quel termine, perché nella Bibbia ebraica sono le quattro lettere del tetragramma di Dio, J-H-W-H, io sono colui che sarà, io sono colui che è, che vengono vocalizzate con le vocali del termine Adonai, Yehovah, o Yahweh. Però non veniva mai letto né Yehovah né Yahweh, veniva letto Adonai, quando c'era quella parola. Cioè io leggevo le quattro lettere del nome impronunciabile di Dio e al posto di quello leggevo Signore, Adonai. Quindi dire Gesù è Signore equivale a dire Gesù è Adonai, Gesù è Dio. Però questo l'avete già fatto in cristologia, penso, no? Cristologia spicciola questa, proprio. Elementare. Sì. Va bene, noi ci fermiamo qui. Allora io chiederei, se ce la fa chi fa il corso, cioè con l'esame, di provare a mettere, fare questo esercizio di mettere in parallelo le traduzioni di questo testo, più ne trovate meglio è, e a fare delle vostre osservazioni. Come si fa a sapere quali sono le traduzioni? Prendete anche quelle strane, cioè l'esercizio è bello se... Fino a 90. Beh, ma come se c'è anche quelle traduzioni? Noi l'abbiamo usata in tre evangeli, la interconfessionale è fatta insieme da cattolici e protestanti, quindi poi Diodati l'abbiamo letta, Luzzi l'abbiamo letta e c'è la nuova Diodati che l'abbiamo letta, quindi abbiamo letto tre protestanti. Però è un buon esercizio per approcciarsi al testo. Va bene, ci vediamo lunedì. Quando volete, se poi lo presentate pure è anche bello. È una cosa non di mezz'ora, 10 minuti in cui ognuno evidenzia. È arrivato, chi c'è? Don Emanuele? Sì. Anche strada facendo, quando siete pronti, uno dice io sono pronto, lo presento alla fine della lezione. Oppure no.